Vado a posto delle condizioni. La prima è conoscere il progetto, perché come ho già detto noi abbiamo uno spazio che è ben localizzato dove si stanno realizzando i cassoni per la nostra ditta. Non ci siamo mai sottratti diciamo, alla collaborazione, soprattutto quando si parla di un porto, di una portualità con una portualità ligure, ed è giusto far sistema, ed è giusto anche trovare delle soluzioni. Però ci sono, diciamo, delle condizioni importanti. La prima, e l'abbiamo già definita, una serie di addendum all'accordo di programma 2008 che devono vedere il compimento. Quindi, prima il progetto, poi come vado a ben chiari quali sono degli elementi che dobbiamo completare. La prima è la darsena. Noi abbiamo la necessità e l'urgenza di completare la darsena dedicata alla nautica da diporto, alla cantieristica, e quello deve essere il primo obiettivo. Come se il percorso è realizzare i cassoni, innanzitutto realizziamo la darsena con le infrastrutture collegate di cui la Regione e il Ministero si stanno occupando. Io credo che questo tavolo che si è aperto tra le istituzioni, Comune di Vado, Provincia, Regione Liguria e i ministeri coinvolti, un tavolo di discussione che in queste settimane vedrà la definizione delle condizioni. Se ci saranno le condizioni, lo valuteremo, direi, con tranquillità, perché riteniamo che lo sviluppo di un porto significhi lo sviluppo di un'intera economia. Sappiamo quanto il porto di Vado ha permesso di far uscire questa provincia dalla crisi complessa. Oggi abbiamo una complessità di attività produttive e non parliamo più di crisi, ma parliamo di sviluppo. Quindi siamo da quella parte, siamo dalla parte di quelli che hanno voglia di far progredire un intero territorio. Non abbiamo fatto mai questioni di campanilismo a Vado Ligure, assolutamente no. Vado Ligure è un territorio che ospita tanti lavoratori dei comuni vicini a noi. Sappiamo che abbiamo una vocazione che ci pone delle responsabilità. Siamo un territorio, è vero, che ha delle responsabilità, ma dobbiamo riconoscere che questo territorio deve tanto ai vadesi, e quindi questa comunità, innanzitutto i vadesi, devono avere delle garanzie e soprattutto un benessere della loro territorialità, innanzitutto. Quindi, riassumendo il concetto, noi siamo pronti a fare la nostra parte, però in cambio vogliamo che gli altri facciano la loro. Non ha un po' l'impressione che ci si ricordi di Vado solo quando c'è da fare un deposito a GNL, da costruire un cassone, da scaricare qualcosa che altri non vorrebbero? Io non la Perché poi vedo. le altre cose bisogna sempre andarle a chiedere insistentemente. Ma io non la vedo così. Penso che Vado è un territorio che ha delle specificità. Non nascondiamoci, se Vado ha dei fondali naturali e un porto naturale che non ha bisogno di essere dragato. Ed è chiaro che allora, quando si è deciso di sviluppare il porto, si è pensata a Vado. Non perché Vado avesse, cioè Vado ha queste specificità che credo che sia giusto valorizzare. Però sì, una difficoltà c'è, ed è vera. La difficoltà di far comprendere che deve sempre andare di pari passo lo sviluppo delle produzioni, delle industrie, delle attività con lo sviluppo della città. Ma così è stata Vado Ligure, perché ogni volta che abbiamo riconvertito un'area industriale, dalla stessa parte abbiamo portato a casa delle opere pubbliche e delle risorse per i paesi, in termini di servizi, in termini di nuovi spazi. Abbiamo realizzato passeggiate dove c'era nulla, abbiamo potenziato gli servizi alla persona che magari altri territori non possono permetterselo. Quello che è il benefit che diamo alle scuole, all'assistenza, è un benefit che deriva dalla capacità di un territorio di fare sistema con le sue attività. Se si spacca quello, e non è facile mantenerlo, quello non c'è dubbio, non è facile mantenerlo. Le associazioni ambientaliste, però, in questo caso, così come per il deposito GNL, non sembrano essere d'accordo. Ma io credo che dobbiamo parlare, confrontarsi e capire davvero dove sono le criticità. Se ci sono le criticità, dove sono? Quali sono gli impatti ambientali che questo impianto si porta con sé? Se ci sono gli impatti ambientali, oggi direi che la gestione dei cantieri che noi abbiamo a mare non crea alcuna tipologia di impatto. Bisogna capire se
potenziare questa attività sulla, diciamo, sulla stessa diga dove viene fatto oggi, creerà invece delle situazioni di difficoltà e di disagio. Siamo pronti a discutere, valutare e entrare nel merito. Ritengo che a priori i sì e i no non funzionino mai.